Ciao da Matteo di Android Geek, oggi recensirò un gioco molto carino chiamato Reckless Racing, disponibile sul market a 2,38 euro. È un gioco di corse, vecchio stampo direi, infatti ha una visuale isometrica, però è 3D. Lo sviluppatore è Polarbit, lo stesso di Raging Thunder. Come potete sentire, le musiche sono di tipo country, quindi molto carine. Il suono si può ovviamente disattivare, attivare, diminuire l'audio, aumentarlo. Si possono presenziare i controlli, si possono, diciamo, anche usare uno dei cinque tipi di controlli che è possibile. Anzi, 6, no, 5 controlli, sì, disponibili. E ovviamente creare un profilo. Se abbiamo il tabellone, se noi abbiamo creato un account, con tutti i punteggi online, con i nostri risultati, lo stile del gioco, e cose di questo tipo. Ovviamente è disponibile una versione multiplayer, perché il gioco supporta appunto la modalità multiplayer e poi ve lo farò vedere. Proviamo subito una partita veloce. Ovviamente ci sono tre tipologie di campionati, bronzo, d'argento e oro. Ci sono molte piste. Ovviamente man mano che noi giochiamo si sbloccano nuove piste. Inoltre abbiamo anche delle piste, diciamo quelle a specchio, ossia inverse. Quindi proviamone una. Ovviamente possiamo anche scegliere il tipo di auto, ognuno con le proprie caratteristiche. Tutto, insomma, molto carino. Vediamo questo circuito. Quindi visuale isometrica. Grafica veramente molto molto curata, sia effetti luce sia le texture sono molto nitide, definite, belli anche gli effetti particellari, i riflessi diciamo sulle pozzanghere d'acqua, veramente molto carino, molto dettagliata la grafica. Inoltre è buona anche diciamo, la fisica del gioco, infatti andando a sbattere diciamo, i paletti o altro, diciamo, si distruggeranno. Ovviamente io adesso ho messo la difficoltà più bassa. Come vedete, quello che dicevo. Quindi ho messo la difficoltà più bassa, quindi diciamo ho bruciato i miei avversari, però diciamo con quella diciamo più alta comincia a essere ostica. Inoltre, ripeto, il gioco è dotato di multiplayer, quindi diciamo allunga la longevità ulteriormente. Eccoli qui. Ops. I circuiti sono molto carini, belli e vari, molto belli immediati. Proviamo la modalità multiplayer. Adesso qui mi distruggeranno perché ci sono giocatori veramente fortissimi. Come vedete abbiamo i server. Ovviamente fino a 4 giocatori. Ecco mi unisco a questa. Vabbè prendiamo quest'auto. Possiamo ovviamente chattare con gli utenti. No, anzi prendiamo questo, ormai mi sono abituato a questa macchina.
Ora farà una brutta figura sicuramente. A meno che non ci sia qualcuno più scarso di me. Dai, che forse non sono più scarso. Forse. Come vedete anche qui non c'è nessun lag, ovviamente sono sotto wifi però, ops, vabbè adesso. Sono sotto wifi però non... il gioco non lagga, pare che va tutto bene. È anche vero che comunque il server è abbastanza grande e poi... i giocatori sono solo 4 per ogni corsa, quindi mi sa che qui vince chi è meno scarso. Fortunatamente forse sono... ho scelto proprio di avversari molto più scarsi di me. Dai, mamma. Mi sono incastrato. Ops. Vabbè, faccio proprio schifo. Non so per niente giocare. Vabbè, l'ho scaricato comunque da ieri, diciamo un paio di giorni. Vabbè. Finalmente abbiamo finito perché come secondo in classifica, cioè tra i 3 o 4. Vabbè. Quindi molto molto carino. Quindi diciamo un gioco molto piacevole, io personalmente lo consiglio perché comunque è molto carino, molto bello graficamente, molto curato, buone musiche, poi molto divertente e immediato, è semplice da prenderci la mano, costa soltanto 2,38 euro e in ultimo vi faccio vedere, che mi sono dimenticato, che man mano cioè, lo sviluppatore lo aggiorna diciamo, il gioco. E sono disponibili, diciamo, mette a disposizione nuovi circuiti. Ad esempio, proprio questa mattina mi è arrivato questo circuito qui, Pac numero 1, l'isola. E man mano verranno aggiornati, quindi una cosa buona perché, diciamo, allunga ulteriormente la longevità del gioco, quindi l'esperienza ludica e di svago. Costa, ripeto, soltanto 2,38 euro, a mio avviso, vale i soldi che costa. E quindi lo consiglio a tutti. Con questo è tutto. Alla prossima, ciao e buon Natale.